Grazie collega. Per un minuto e mezzo ha facoltà la signora Toia. Presidente, il Consiglio europeo di domani, a quanto abbiamo capito, rischia di essere più un consiglio di settore, una ministeriale, che non l'istituzione politica che si sente investita di grandi decisioni di fronte all'enormità dei problemi. Qualcosa però si muove nell'orizzonte europeo. Si rilancia da un lato il bisogno, l'urgenza di una credibile unità politica e dall'altro si chiedono iniziative concrete e urgenti per i giovani e il lavoro. Ma forse niente di tutto questo riecheggerà domani nel Consiglio e quindi speriamo che questa responsabilità, chiediamo che questa responsabilità sia assunta per il Consiglio di giugno, perché il momento della prova è arrivato. Stati Uniti e Giappone imboccano il ciclo della ripresa e l'Europa è attesa al varco, anche della sua legittimazione politica. Ma non supereremo la prova con le parole, come dicevano i miei colleghi, e se continueremo nel doppio binario, grandi programmi e pochi mezzi, a volte contraddittori. L'energia è un esempio, mi rivolgo al Commissario, ma soprattutto al Consiglio. Non c'è traccia nel progetto di domani di un grande respiro come quello della Comunità europea dell'energia, che da sola darebbe fondamento a una politica comune. Il Consiglio dica qualcosa, dica anche no, ma si esprima. E poi, per le infrastrutture, da un lato il Consiglio parla di grandi piani di investimento, e dall'altro lo stesso Consiglio, signora Ministro, riduce il bilancio da 9 a 5 miliardi per il CEF. Qual è il Consiglio vero? Il primo o il secondo? Io le chiedo formalmente domani di porre questa contraddizione sul tavolo. Si deve avere una risposta. Poi lei sa che il Parlamento chiede che questi fondi siano dati più per strumenti finanziari di investimento che non a pioggia. 5 miliardi a pioggia sono ridicoli col fabbisogno che c'è in questa Europa. E il Consiglio chiede di partecipare, non lasciando solo la Commissione alla decisione delle priorità. Questa è coerenza. Decisioni, non parole e soprattutto coerenza. Grazie, Patrizia. Tiene la parola la signora. Grazie. Onorevole Intveld, un minuto. Yes, thank you, Chair. ALDE, like the other... Grazie, signor Presidente. ALDE, come gli altri gruppi, appoggia pieno la lotta alla frode, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali, però il tutto deve essere gestito in modo